Nel turno infrasettimanale del campionato di basket Serie C nazionale, la Castellanoulas torna dalla trasferta di Trani con una preziosa vittoria per 80-73, al termine di un incontro intenso e vibrante, in cui i biancazzurri guidati da Matteo Totaro hanno avuto 11 punti di vantaggio. I padroni di casa sono riusciti a recuperare fino a 3 minuti dalla fine tutto il vantaggio recuperato, ma poi hanno dovuto cedere grazie alla coppia Martone-Mazzotta, che ha realizzato una infinità di punti unita a Ionicas, che hanno portato a casa questo importante successo in attesa della partita interna di domenica contro il Nardò. Per tutti i risultati ed i commenti, appuntamento alle 13 con Sport Report. È stato ancora un altro giovedì di forti tensioni sui mercati valutari in seguito a quanto sta avvenendo in Grecia. Madrid e Milano sono state le peggiori tra i principali mercati. Piazza Affari ha chiuso con un meno 3,4%, stessa cosa anche per Madrid. Non è andata bene nemmeno a Parigi, Londra e Francoforte, dove le stime sono tra il meno 1,9% e il meno 1,3%. I timori sull'economia del vecchio continente sono sempre più in affanno e la situazione della Grecia, che tenta disperatamente di uscire dalla sua crisi, continua a spaventare i mercati. Dopo le violenze nei giorni scorsi, il capo del governo di Hong Kong ha affermato di voler riaprire il dialogo con gli studenti che chiedono sempre le sue dimissioni dopo le nuove violenze fatte dalle forze dell'ordine di Hong Kong. Le dichiarazioni sono state fatte in una conferenza stampa. Il capo del governo ha detto che può essere discussa la composizione del comitato elettorale ristretto che controlla le candidature. La politica è l'arte del possibile, ha premesso, avvertendo però che la decisione di Pechino di controllare le candidature attraverso il comitato non può essere cambiata.